cioè la fiducia verso la struttura è tale per cui abbiamo affidato a terzi quello che invece gli uffici comunali interni potevano già dire e che probabilmente però non ci si è affidati. E questo ad esempio è un altro punto su cui mi riallaccio, una delle tante voci che non stanno in piedi all'interno del bilancio. C'è ad esempio, si parla di stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per 2 milioni di euro massimo. Noi vorremmo appunto che si ricominciasse a limare e a proporre delle assunzioni invece che siano stabili. L'ha già detto il consigliere Fiano, abbiamo 6 lavoratori. Il sindaco, devo dirlo anche meritevolmente, è riuscito a salvare i bibliotecari con una riorganizzazione del servizio. Abbiamo di questi giorni la proroga dei 79, facciamo qualcosa anche per questi ultimi 6, visto che comunque pare che il Comune farà una convenzione con gli uffici giudiziari, con la Corte d'Appello, e quindi manderemo comunque del personale in distacco lì per fare delle mansioni di vigilanza, controllo, insomma, che è quello che facevano questi 6 lavoratori. Poi ovviamente si può bloccare benissimo anche in parte il turnover per quei 60 pensionamenti che si presuppone avremo nel 2016. Questo lo dico perché questa è una delle voci, ma noi ne abbiamo trovate molte di voci di spesa che sono ancora sovrabbondanti, alcune sono gonfiate, in altre, da altre parti invece si è tagliato in maniera anche un po' squilibrata, come appunto per certe voci del sociale. E quindi noi crediamo che sia mancato, diciamo, una certa dose di coraggio, l'abbiamo già detto, lo riconfermiamo, ci è stato detto, vedrete col bilancio di previsione 2016, vedrete le faville. In realtà per ora non vediamo molto, come è stato già detto da chi mi ha preceduto, moltissime, se non tutte le tariffe fissate dal commissario Zappalorto sono state tutte confermate. Ecco, io credo che tra le pieghe del bilancio, questo bilancio, si poteva benissimo, la Giunta già poteva trovare, come abbiamo fatto noi, delle risorse per fare più investimenti, anche investimenti proprio in opere e lavori di manutenzione, e ancora per abbassare almeno certe tariffe.